Questo articolo pubblicato ieri sul Lancet Infectious Diseases, che è una delle riviste più prestigiose del mondo, cosa fa? Prende e analizza chi è andato in ospedale con l'influenza e chi è andato in ospedale con il Covid e va a valutare qual è l'impatto delle due malattie. Allora si vede molto bene, e credo che sia importante guardarlo, come l'impatto del Covid è molto significativo rispetto a quello dell'influenza. Questi sono dati, lo vedete qua, guardate un po', il rischio di complicanze del Covid lo vedete rispetto a quello che abbiamo con l'influenza stagionale. Quindi avere il Covid oggi, fondamentalmente è un lavoro che ha guardato 18 mesi di casistica, vuol dire avere un maggiore rischio di morire, avere un maggiore rischio di avere delle complicanze. E questo messaggio vuole essere quale? Che se ti vaccini per l'influenza, evidentemente, e sono molti quelli che lo fanno, non puoi non vaccinarti per il Covid, no? Perché il Covid continua ad avere delle importanti complicanze, soprattutto per quelli che vengono ricoverati in ospedale. Io credo di sentirmi ormai quasi un disco rotto da questo punto di vista, ma sono numerosi i lavori scientifici, le pubblicazioni che supportano il fatto che ancora oggi il Covid per alcune persone, sto parlando delle persone con più di 80 anni, con più di 90 anni, con delle comorbidità, rappresenta ancora un'infezione che porta all'ospedalizzazione, e durante l'ospedalizzazione c'è ancora il rischio di avere delle forme complicate e di andare incontro alla morte. Questa è la letteratura scientifica che dobbiamo ascoltare e che dobbiamo imparare a fare nostra.